L'Associazione Internazionale Azioni Borghi del Gusto organizza la quarta edizione del Festival Europeo del Gusto, quest'anno ospitato da Lido Adriano, in questo weekend, per far emergere gli aspetti inediti di un'Europa del buono e del bello vivere. Presso il ristorante Cavinona e il Grand Hotel Azzurra saranno presentati al pubblico le esperienze di oltre 10 paesi europei e 10 regioni italiane, i prodotti della loro terra, le loro parole, le loro storie. Assessore, un rapido commento su questa iniziativa che coinvolgerà per tutto il weekend Lido Adriano. Sì, un commento non può che essere positivo, perché Lido Adriano con questa iniziativa entra di diritto in questa Associazione Internazionale dei Borghi del Gusto, un'associazione che raggruppa comunicatori, reti e testate televisive ma anche telematiche che promuovono i borghi, che promuovono la buona cucina, che promuovono il bere consapevole. E quindi è per noi naturalmente un onore, come naturalmente comunità di Lido Adriano, come località balneare di Lido Adriano, essere inseriti all'interno di questo network che consentirà non solo naturalmente a Lido Adriano ma anche alla città di Ravenna, attraverso il progetto di valorizzazione delle terre bizantine, di avere un ulteriore strumento di promozione e di visibilità della nostra città e dei nostri operatori che in questi anni, nonostante le gravi difficoltà economiche, stanno investendo e continuano a credere nello sviluppo dell'offerta turistica del nostro territorio. Parliamo di questo evento che occuperà tutto il weekend di Lido Adriano. Quali sono gli appuntamenti che lo contraddistinguono? Bene, questa sera abbiamo la presentazione e domani mattina iniziano questi tavoli di lavoro che iniziano domani mattina alle 10 della mattina, 10.30, dove verranno raccontate queste storie e soprattutto ci porteranno a conoscenza dei territori che sono ospiti, cioè 10 nazioni straniere, 10 regioni italiane, e ci confronteremo con la Romagna, con il piccolo Lido Adriano che indubbiamente a questo punto diventa un borgo internazionale del gusto e nel quale lavoreremo nei prossimi mesi e anni in tal modo di entrare in questo circuito di comunicazione che non è un circuito di pubblicità ma è semplicemente di conoscenza. E credo che Lido Adriano rappresenti sicuramente per il territorio di Ravenna il massimo di questo, essendo sicuramente la località più cosmopolita che c'è a Ravenna, con una popolazione residente su 7.000 abitanti di 2.500 stranieri, con una rappresentanza di 59 nazioni. Per cui portare a Lido Adriano altre nazioni, altre regioni, a conoscersi, a parlare, a scambiarsi cultura, gastronomia, tutte quelle cose che permettono alle persone di conoscersi e di vivere ancora, credo, a dimensione di persona. Perché Lido Adriano e non una città come Rimini, per esempio, che di turismo vive? Beh, perché questa associazione ha come, diciamo, mission di cercare piccoli borghi o comunque piccole realtà e non i circuiti tradizionali delle grandi città, delle grandi comunicazioni dove già ci sono e sono già, fanno già parte di queste comunicazioni. Lido Adriano, che è stata monitorata per circa 4-5 mesi, questi comunicatori sono venuti, giornalisti, in incognito, hanno mangiato, hanno vissuto e respirato l'aria di Lido Adriano, poi una mattina mi sono vista interpellata e mi hanno detto: bene, noi abbiamo vissuto qui per circa 4-5 mesi, siamo venuti a mangiare, abbiamo parlato con la vostra gente e se volete potete entrare a far parte dei borghi internazionali del gusto. Io penso che sia una bella opportunità per Lido Adriano e per Ravenna. Ravenna anche perché candidata a Capitale della Cultura del 2019, Lido Adriano, con questo penso possiamo mettere anche noi un piccolo tassellino a questa concorrenza per arrivare a diventare capitale europea nel 2019. E chi sono le persone che parteciperanno a questi incontri? Ecco, gli invitati sono giornalisti, sono produttori, sono mediatori interculturali, sono piccole aziende del territorio, dei territori che vengono a rappresentare. In questo caso questa sera parlavamo del Ticino e dei vini ticinesi, di una ditta che si chiama Tomasoni che produce formaggi, sicuramente da quello che ho percepito io, perché poi non posso percepire e capire fino in fondo tutto, ma un'azienda che sicuramente ha una dimensione industriale ma che viene gestita da una famiglia, cioè praticamente a carattere familiare.
queste esperienze vengano scambiate. Domani ci sarà un produttore di tartufi, per cui verrà messo in contatto la ditta dei formaggi con la ditta del tartufo, e chissà che non nasca a Lido Adriano un prodotto nuovo, formaggio e tartufo, creato in questo luogo. Federico Lega per Ravenna Web TV.